Allora, già i miei colleghi che mi hanno anticipato hanno rimarcato il dialogo. Noi siamo una forza politica presente da 5 anni con 6 consiglieri, adesso siamo in 3, comunque un partito che ha fatto il suo lavoro, l'opposizione, e abbiamo portato a casa anche dei risultati, vedi la porta girevole, che comunque una delle prime battaglie che è stata fatta anche in consiglio, ricordo, nella mia prima esperienza, era proprio quella della porta girevole, e i primi 2009 erano presentata, era stata bocciata, poi i tempi sono stati maturati e l'anno scorso è stata abolita. Perciò i programmi non sono tutti uguali, le forze politiche non sono tutti uguali. Siamo disposti al dialogo perché noi siamo convinti che dobbiamo dialogare per liberare il Trentino dal governo di centro-sinistra autonomista, che in questi giorni, in questo periodo di crisi, sì, è vero, sì, che è internazionale, globale, però è una crisi che che in Trentino è causa di qualcuno, comunque delle forze politiche che governano questo Trentino da 15 anni. Perché vediamo la Whirlpool in questi giorni, non è che la Whirlpool se n'è andata dall'Italia, la Whirlpool se n'è andata dal Trentino, non è andata in Cina, è andata in Lombardia, altre aziende sono andate in Veneto, perciò non è che il Trentino non è attrattivo pur avendo le risorse economiche. Perciò questo fa veramente pensare a quelle forze politiche che in campagna elettorale ovviamente porteranno le idee e scopiazzeranno un po' anche i programmi delle altre forze politiche. Perciò noi abbiamo sempre detto nei nostri programmi aiuto alle aziende locali, tante volte siamo stati derisi, tante volte non siamo stati capiti, tante volte ci hanno detto che il futuro sono le multinazionali e ahimè il tempo ha dato ragione anche questo alla Lega. Vediamo non ultimo anche il reddito di garanzia, raccolta firma di 10.000 firme abbiamo raccolto noi con i nostri gazebi, e mi sembra che le ultime delibere di giunta parlano chiaro e mi sembra che hanno messo un tetto massimo, 950 euro per aiuto a ogni famiglia. Perciò penso che le nostre iniziative e i nostri lavori che stiamo facendo sul territorio comunque vediamo che alla fine sono le esigenze dei trentini. Noi diciamo sì al dialogo, però dobbiamo organizzarci, perché noi siamo un partito che con delle esperienze amministrative dai consiglieri uscenti, abbiamo il nostro candidato l'onorevole Maurizio Fugati, nonché il nostro segretario, con due esperienze parlamentari, perciò abbiamo la possibilità anche delle persone sul territorio di poter creare una lista autonoma, però ovviamente se non dalle altre forze politiche, liste civiche e via dicendo non vorranno collaborare o comunque credere in questo progetto di unione di forze per liberare, perché l'obiettivo, io dico sempre, il nostro obiettivo è uno, è quello proprio di cercare e di liberare questo Trentino che ormai queste forze politiche da 15 anni lo governano e abbiamo visto dove lo hanno portato. Abbiamo una forte presenza di stranieri che vengono sul nostro territorio, ma non perché c'è lavoro, perché via Dio ci sono forti aiuti economici da parte della provincia, leggi provinciali. Noi è da un bel po' che stiamo lavorando e raccogliendo firme su queste problematiche. Mi sembra che tante forze nate in quest'ultimo periodo, vedo dal progetto Trentino, molte condivisioni ci sono. Abbiamo visto proprio una delle più importanti per quanto riguarda le comunità di valle, che noi abbiamo fatto veramente una bella battaglia e molti trentini l'hanno capita, ci hanno dato una mano, sono andati a votare, e il sistema ha avuto la meglio, però mi sembra che l'intenzione anche di tante altre forze sia quella proprio di togliere queste cose di comunità di valle e tanti aiuti da parte dell'ente pubblico a soggetti che ovviamente non abbiamo più la possibilità di aiutare. Perciò concludo dicendo che noi dialogo, noi siamo organizzati, ben venga chi condivide il nostro programma, perché comunque è un programma che è semplice, va proprio verso i problemi del Trentino, dei trentini e in modo particolare alle nostre aziende che in questo momento ovviamente vanno tutelate grazie alla nostra autonomia e non ovviamente penalizzate.